Cari amici vicini e lontani di Telegarda, appassionati di dialetto e spero anche di questa trasmissione, ben ritrovati. Vedete che anche per questa puntata siamo all'aperto e siamo in un rione molto caratteristico della nostra città, molto, vedete, pittoresco. Siamo nel rione Stanfora. Stanfora, cioè al di là del foro, al di là della piazza, difatti questo rione si trova addossato alla rupe del castello, proprio dietro la piazza della Chiesa Collegiata. Siamo qui perché oggi si tiene la mostra, il premio, di pittura Giovanni Segantini. Pensate che è una mostra che ha ben 46 anni, ma ne parliamo dopo. Una mostra che è già iniziata ieri con il prologo riservato ai piccoli, oggi c'è il premio riservato naturalmente agli adulti, il premio importante. Per l'organizzazione di questo premio abbiamo qui un comitato, che è il Comitato San Bernardino, meritevole di plauso perché tiene vive certe tradizioni locali della città, del rione, e ne parleremo dopo perché vale la pena veramente di sentire qualcosa riguardo alla storia di questo comitato. Per parlare di questa storia abbiamo qui oggi una rappresentante del comitato, la signora Marina Cornella, che noi abbiamo già avuto il piacere di avere in questa trasmissione con la filodrammatica Arcobaleno, di cui è attrice e regista. Eccola qua, prego, buongiorno, buongiorno. Marina. Buongiorno. Allora, rappresentante, ho detto, del Comitato San Bernardino, che l'ho tolta in fretta e furia dal gruppo che sta preparando il buffet, l'aperitivo appunto per l'inaugurazione, e adesso in pochi minuti ci dice un po' di questo Comitato San Bernardino. Prego, Marina. Allora, prima della prima guerra non c'era nessuna notizia del Comitato. I primissimi verbali, gli è del 39. Primo presidente le sta Giuliani Marcello. A quel tempo pensava solo a pregare e a dargli una mam ai poveri del Rion e passava casa per casa a Torsula Questua, che ancora adesso lo fa. Settimana passata, quattro dei nostri è passato di casa per casa e a Torsula Questua. Comunque, purtroppo noi scriveva tu sui registri, saven sol che nel 44 gli ha comprato la statua del San per ben 5.000 lire e la prima processione scritta l'aven trovata nel 58 e la prima merenda per i putelotti l'ha fatta nel 53. Dopo, un'altra roba che avevo sempre visto e scritto è che il dì di San Bernardino piove sempre. Che calore. E anche che è una marea di foto con le ombrelle. Però la processione dalla prima volta non l'ha mai sospesa. Mai. Che dire ancora di questo stupendo comitato che da 5 anni per dar una mamma, perché logicamente serve anche denaro, e fem altre partecipazioni per la festa della musica den fora Pam e Wustel, comunque sempre da sti benedetti foli, che ha scritto che una volta i componenti del comitato ineva a far legna e la vendeva. Ineva col bros e montagna a portare solo la legna. Col bros credo proprio di sì. Noi la poteva solo col camion. Dopo, dal 66, gli ha scominciato a dargli una mamma a attaccare su quadri. Perché? Ah, ecco, questo è interessante. Perché? Il collegamento, perché? Il connubio con il premio Segantini. Esatto, perché la prima mostra di pittura all'aperto di via Stanfora, organizzata dall'allora azienda autonoma De Arco, l'è stata voluta dall'architetto Zucchelli. Camillo Zucchelli, dal ragionier Gobbi, Fausto Gobbi, famosissimo,
e dal tenore Turrini, Turrini. perciò andò a farla. Rion, non si poteva scampare. Non era posto più bel che Stanfora. Stranfora. Perciò da lì è partita la collaborazione del Comitato San Bernardino con l'azienda, allora azienda autonoma, per il premio Segantini, che non si chiamava premio Segantini a quell'ora. C'era tanti altri premi Certo, Segantini in in giro, giro dopo era il per Lac, era l'Alto una Garda. torbole. Questo me la dilla Giancarla Tognoni, che lei è una font, Che è una storica è del premio. una font stupenda. Il 30 maggio del 76 il comitato la organizza lui la prima mostra di pittura per i Al Putelotti. Junior. Esatto. E sul regolamento, che era su scritto, data il 21 aprile del 76, il presidente era il Santoni Gianni, Gianni. che era su. Un regolamento lunghissimo, ma a me piaceste il punto 7. Il punto 7 diceva che ogni concorrente è libero di scegliersi il posto che a lui che piace, basta che sia nel perimetro Certo, del parco dell'arciduca. dell'arciduca. Dopo adesso noi continuiamo a dargli una mano, cerchiamo sempre di migliorarne sempre di più. E negli ultimi 5 anni, passa una macchina. Ma è normale. Purtroppo, e negli ultimi 5 anni il nostro presidente, l'Egidio Carmellini, che fe manca da disnar ai pittori e a tutti quei che vuol darne una mano. Ah, quindi lei I a vei, far vedere i suoi quadri, i i magna magna e i e i beve. beve, e dopo chi che vuol fermarsi, se vuol fermarsi anche lui, ancora, i Wurstel. La medaglia del Lou. Ecco, vedete che la presentazione della signora Cornell è tutta in dialetto, perché chiaramente questa è una trasmissione sul dialetto. Io mantengo sempre il piano della lingua italiana, ma perché così possiamo mettere a confronto le due parlate, dialetto e l'italiano. Detto questo, adesso però passiamo ad un secondo ospite. Bene, dopo aver ascoltato una rappresentante del Comitato San Bernardino, adesso abbiamo un secondo ospite, che è Gianni Morgan. Gianni Morgan, che dico subito, è rivano d'origine, quindi si presta benissimo a questa trasmissione, perché vi ho sempre detto che la trasmissione per adesso è in dialetto archese, ma intende ampliarsi anche sui dialetti locali, compreso appunto il dialetto rivano. Gianni Morgan, perché l'ho invitato qua? Perché è un esperto d'arte, un grande amatore d'arte, e quindi a lui intanto buongiorno. Buongiorno Claudio, Grazie per buongiorno a aver tutti, accettato buongiorno. l'invito di questa nostra trasmissione in dialetto. Perché questa tua passione? Come nasce questa tua passione per l'arte? Diciamo così, all'inizio degli anni 80 ho conosciuto degli amici comuni, ho comprato il primo quadro e da lì è diventata una specie di malattia che mi ha portato un po' in giro per il mondo. E oggi mi trovo qua anche in via Stranfori, dove tra l'altro abito, anche per ritornare un po' al tempo antico, a quando diciamo, i quadri si compravano più per passione e dove anche le persone che esponevano non avevano la necessità del mercato, ma era solamente per un'esigenza di dipingere e qualche volta anche di farla vedere agli amici, avere anche il consenso, anche il piacere proprio che fossero visti. E mi fa piacere anche vedere questi quadri, dopo aver visto diciamo, tanta arte contemporanea, provocazione. E diciamo che l'arte oggi contemporanea è quasi tutta provocazione o tecnologia, ritornare anche più a un mondo antico, perché nello spirito di Segantini che voleva immergersi nella natura, mi sembra che anche ritornare a una pittura più tradizionale, più ai sentimenti, ci porti a quel mondo in cui l'uomo un po' si salva, che è tra la natura, tra le persone e la natura. Diciamo, è ritornare a un mondo meno artificioso. E questo è veramente lo spirito di Segantini. E passando per via Stranforio, in queste strade, vedendo questi quadri che diciamo, non, potremmo anche dire che non sono dei capolavori, non sono delle autentiche opere d'arte, ma ci possono insegnare molto di più e di ritornare a quel tempo come si diceva prima, di queste lunghe tradizioni che si mantengono e che ci portano forse ai nostri veri sentimenti. Ecco.
non so se avete sentito che Gianni purtroppo è stato tradito dal suo fatto di essere un esperto d'arte, ha parlato in lingua italiana, contrariamente a quello che chiedevo, non ha importanza. Ecco, invece mi raccontavi però un aneddoto, come nasce questa passione per l'arte, questo è un aneddoto curioso, no? Sì, no, devo dire, allora, scusa, cerco di parlare, ecco. Devo dire che la mia passione per l'arte è nata nel modo molto casuale. Un giorno mi trovavo con una mia amica a Torri del Benaco e volevo regalargli un quadro e ho comprato questo quadro in accesa e questo quadro si è rivelato una falocca, no? E da quel giorno mi scocceva anche di gente che non capiva niente e ho cominciato a interessarmi e da lì è nata un po' quel che può la mia passione che può girare il mondo appunto per l'arte. A questo punto non posso non fare una domanda all'amico Gianni Morgan su questo premio Segantini, su questa mostra, cosa ne pensi? In dialetto naturalmente. Sì, no, anche è difficile anche dare giudizio su una mostra, una mostra Stranforio come tante altre mostre similari, perché praticamente oggi come oggi o tutti seguono una moda molto sofisticata oppure disegnate molto dilettantismo. Nel caso specifico della mostra è chiaro che è una forma molto molto dilettante di arte e la cosa che mi staria un po' al cuore di gente è che Stranforio si presteria benissimo che delle botteghe, delle cose che dovrebbero venire recuperate e non fosse solamente una cosa estemporanea di una giornata ma che avesse qualcosa di permanente anche per i turisti che va al castello con piccole botteghe e quindi anche secondo me anche entrare un po' nello spirito anche dell'arte non solamente il fatto di 7-8 ore consumare. Bene, io direi che a questo punto potremmo anche dire di aver finito il nostro incontro. Prima però una cosa importante. Nella penultima puntata, parlando del vocabolarietto, ho citato il termine falopa e qualcuno me l'ha fatto giustamente notare, ho fatto un po' di confusione, ho parlato inizialmente di allevamento d'api, cioè che il falopa è un termine che riguarda le api, assolutamente, falopa è un termine che riguarda l'allevamento dei bachi da seta, come ho detto in quella trasmissione, però avevo citato anche le api. Quindi mi scuso per l'errore. Non facciamo adesso il vocabolarietto perché la trasmissione è stata un po' lunga, però vi lascio una poesia recitata da signora Marina Cornella. Grazie e arrivederci. La processione de San Bernardino. Per causa del bonsai, era in pieno nome in Piazza de Arco ieri sera e quando dalla chiesa venne fuori il gonfalon, tutti vardea curiosi e quasi ne credeva che fosse in giro ancora di quei cosi lì che se usea sti anni. E immagineva quando venne fuori San Bernardino sulle spalle dei paesani. La zen che era lì muciata dappertutto, la si è messa in fila nel corteo e quando siamo arrivati in cima al dos, ancora la continuava a attaccarsi drio. Era la banda con le maggiorette che la deva il passo a tutti quanti, così fra una sonata e un'orazione sfileva via devota la processione. E a portare la statua per via Vergolan, per San Bernardino e per Stranfora, fino alla fontana e ancor su in piazza, fin dove la messa vicino all'altar, dove ia di la messa. Quando è venuto il momento di bevere e mangiare, gli han piantato lì anche di suonare, perché quei di Stranfora, per chi che non lo sa, per organizzare feste, gli è di qualità. È per questo che è sempre in pienoma tutte quante le sue manifestazioni. Veisen dappertutto e anche i turisti si tacca per festeggiare sti grandi artisti. Osserva che il testimone passa de mam en mam, da generazione a generazione. Prima l'era il pare che le feste allestiva, adesso l'è il fiol con la prole che la ora a profusione. E sto modo, qui de Stranfor, noi se smentis, passa il tempo. Ma sempre se dà da far, stai tranquilli che ste belle occasioni non si perderà perché all'infinito feste lori i farà.